Una volta c'era un parco con tanti alberi, alberi immensi, secolari, ma questi alberi purtroppo non rendevano. Allora l'uomo medio disse: togliamo questi alberi, non portano frutto, non portano denaro, non portano nutrimento, stanno occupando il nostro terreno. Togliamo questi alberi e mettiamone di nuovi. Questo oggi è vietatissimo, perché un albero mia ci prende per pazzi, perché comunichiamo, la dovesse guardare che cos'è, come mi guarda, è una personcina. Cosa intendo dire? La bellezza non è abbattere e mettere degli alberi. La bellezza è alchimizzare e trasformare, colorare, mettere vita. Questo concetto di bellezza, abbattiamo i mostri, è plasticità contemporanea, è il nulla. Mia, la devo far uscire, buona giornata. Dico, seguendo questa prassi, che poi all'interno del parco è bellissimo, dovremmo demolire tutto il Corso Sicilia allora. È una bellissima struttura, una luce incredibile all'interno, però vi hanno detto che è brutta. Boh. All'interno potrebbe nascere un mondo incredibile. All'interno di questa struttura sì, perché è perfetta. Ed è un crimine, lo ripeto, per me, per la mia coscienza. Vai, gente bella, gente di buon gusto, gente di anima, abbattete tutti questi mostri. Una struttura dedicata ad una santa non si tocca. Incoscienti tutti. Il mondo è presente in ogni angolo di paradiso. Sono le preghiere dei nostri cari a rendere momenti speciali. Lo ripeterò fin quando vivo. L'unica soluzione a livello planetario è piantare alberi, far piantare alberi alle persone. È la cosa più bella che possa esistere per un avvenire comune. Buongiorno. La parola presidente, assessore, sindaco, consigliere, saranno parole che faranno ridere, arcaiche. Non ci sarà un giorno, spero, una gerarchia, tutti uguali sotto questo cielo. Nessun interesse se non il bene comune. Giusto, Mia? Giusto.